tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La presentazione del secondo nuovo mezzo. Oddio, nuovo mica tanto. Vi spiego meglio. Un mio fan, Tiziano, mi ha scritto dicendomi: Lorenzo, guarda, ho questo scooter, il mio amore, che ho dovuto però lasciar stare perché al tempo, non ricordo se mi ha detto 2 o 3 anni fa, si è rotto. Io non avevo la disponibilità economica per sistemarlo, c'erano un bel po' di lavoretti da fare, per cui l'ho portato da un mio amico e lì è rimasto. Venderlo non ha senso perché nelle condizioni in cui versa dovrei praticamente venderlo a 2 spicci, preferirei regalarlo a te e vederlo sul canale. Ora, nella stragrande maggioranza dei casi avrei lasciato stare, ma siccome il mezzo in questione è un Gilera Runner 180 due tempi e tutti quelli che hanno la mia età, ma anche più giovani, sanno quanto questo scooter sia raro, ricercato. Al tempo tutti quanti prendevano il blocco e lo montavano sotto qualsiasi cosa. Lo zip, la carrozzina della nonna, le biciclette, qualsiasi, tutti quanti smontavano sti cavolo di blocchi 180 due tempi e non ne è rimasto più nessuno in giro, nessuno. E quelli che sono rimasti se li vendono a prezzi esorbitanti. Penso che possiamo farlo rientrare tra i mezzi leggendari per quello che riguarda gli scooter. Però immaginate uno scooter senza le carene che è rimasto appoggiato dietro casa, senza una copertura, acqua, freddo, 2 anni, 3 anni, insomma qualcosa del genere, non sta messo proprio bene. So anche che andrò a spendere una cifra folle che sarebbe totalmente ingiustificata, ma per mia fortuna faccio questo lavoro. E per cui sì, è un investimento per portare contenuto, per avere un mezzo fighissimo e perché no magari provare a cercare anche qualche brand che mi dà una mano. Ma anche se dovessi farlo da solo con le mie forze, non mi importa, perché so che usciranno dei video fighissimi. Preso il mezzo, portato in officina, un po' con lo stupore dei presenti, perché quando è sceso sto scooter tutti sono rimasti non lo so, ma sono sicuro che ce la faremo. Mi dispiace soltanto che tutto il primo episodio io l'abbia registrato con questo qui, col mio telefono, perché è partita proprio così. Dai, su, dai, smontiamolo e iniziamo. Ma come smontiamo? Non c'ho l'attrezzatura, non c'ho telecamera, niente. Ah, non mi frega niente, iniziamo, dai, su, su. Per cui niente, tutto il primo episodio, ragazzi, mi dispiace, l'ho registrato con il telefono. La qualità non sarà eccelsa. Ah, ovviamente targato, volendo ci posso andare in giro, fargli l'assicurazione. I numeri del telaio si leggono tutti perfettamente, perché prima di fare determinati lavori e spendere mi sono accertato che tutto fosse a posto. Bisogna soltanto farlo camminare. Andiamo in officina e ve lo presento. Per fortuna qui abbiamo il mago dei runner che ci aiuterà a sistemare il motorino. Hai detto che eri il mago del runner? Bravo. Poi quando l'hai visto così hai detto: io non so più che, mi sono scordato come si fa. Ma era lui il mago del due tempi? Lui? Lui. Perfetto, sei l'uomo giusto. Quanto è grave, dottore? Vabbè. Stavo peggio. Così la riscaleremo la grotta. E qui c'è Spider-Man dentro. Ecco, questo non capisco perché perde olio da qua. Possiamo notare il serbatoio per cui il Gilera Runner ha subito una campagna di richiamo. Quando tu facevi l'incidente comincia a perdere benzina il serbatoio e quindi la Gilera ti fa il richiamo per mettere il serbatoio sotto la sella. Ora io non penso proprio che perde valore. Ma non sei guida più, già così sta sempre su una cosa questa motorina. Ah, perché tu dici quello lì ovviamente mette peso. Mette peso sull'anteriore. No, penso che lo terrò proprio così. Ma quella è tutta la stessa sella, raga. Infatti sì, guarda che bel sottosella che c'ho. È terribile, è cambiato questo però. Chi è? Beh, vabbè, un po' di sporcizia si trova sempre quando uno smonta lo scooter. Quello che rimane del gruppo ottico è stato tolto. No, per favore, con calma. Con calma. Se dovesse rompere. Quanti runner hai fatto nella tua vita? Io ce ne ho avuti 3, ho fatti tanti. Quanti come questo?
Vabbè, è una domanda legittima, magari qualcuno ha già portato uno scooter così, cioè, per capire il livello di preparazione. Lo cacciate io, per favore. Nel senso, ci ricordiamo tutto dove va. Ci ricordiamo tutto. Tutto semplice, meno roba c'è e meno se ne rompe. Eh? Qui allora è semplicissimo. Sta cazzo. Vado a lavorarci un pochettino. Non l'avrei mai detto. Spesa più o meno approssimativa secondo te? Facciamo un gioco. Quanto spendo per sistemarlo? E vediamo chi ci si avvicina. Finito? Finito. 3.000, 5. 3.000 Paolo, 5 Dario, 3.000 Paolo. Basta che tu faccia. Dai, secondo te? Dai, tra i 3 e i 5, secondo me ce la può fare, dipende come vuoi. Va bene, vediamo. Secondo me sì, pure secondo me intorno ai 3.000-3.500. Facciamo una percentuale, quanto terremo di questi pezzi? Tra niente e niente, penso. Ma giralo. Sì, blocco motore. Radiatore, blocco motore. Il telaio. Sì, il portachiavi. Questo lo tengo, perché esprime bene il concetto del mezzo. No, adesso il primo passo è sicuramente smontare tutto quanto, far sistemare il telaio, perché Cristian mi faceva notare che in due punti, siccome il possessore di runner è un impennatore per antonomasia, dov'è che si è danneggiato il telaio? Si piegano qua e si spezzano, si fanno i rinforzi, sì. Se si piegano qua, sì. Tante volte si spaccano, infatti da quest'altra parte c'è un piccolo rinforzo, però il telaio è mai storto, non bacia più niente. Quindi bisogna sistemare il telaio, farlo sabbiare e verniciarlo. Qui l'angolo è troppo accentuato, quindi si vede proprio tantissimo che il telaio è storto. Ok, quindi questo, prima di fare qualsiasi altro lavoro, la cosa principale è questa qui, portare al telaio e sistemare il telaio. Aspetta che ho visto un pezzo aggiuntivo incredibile. Questa ce la rimettiamo quando è finita. Questo non è originale? Questo non è originale, è un pianto elettrico smanacciato, io cambierei tutto. Cambiamo anche l'impianto elettrico. Cambiamo anche il telaio. Ma io cambierei proprio un motorino. Vabbè, mo c'è un po' da lavorare. Però pensa che soddisfazione quando è finito. Pensa che soddisfazione quando paghi. No, guarda, ti giuro. Lo faccio io il conto. No, il conto lo fa Paolo. Sarà per primo da 5 anni. Questa qua è la saldatura aggiuntiva, sì, che è stata fatta. Ho preso un pezzo di lamiera per rinforzare il telaio, che sicuramente ha preso una botta, forse è strappato a forza da tenerlo su una ruota. Hanno fatto sto lavoro. Verrà tenuto da chi sistemerà il telaio? Verrà, penso, tolto e rimesso, però in maniera differente, perché voi non è... Cioè, fondamentalmente è fatto, però si può fare molto meglio. La saldatura è aperta qua, è aperto qua. Qua è storto. Una volta ci metti a me le mani, fa un lavoretto fatto bene. Il runner credo sia uno dei pochi che ha il supporto in mezzo alle gambe. Ce ne sta qualche altro scooter che ce l'ha? I Berli, la maggior parte di viaggi. I Berli ce l'hanno, davvero? Sì, sì. Ma questa cosa è funzionale o è semplicemente un mero fattore estetico? Beh, diciamo che diventa molto più teso il telaio. Ok. A differenza del più dell'SH300 che sbanda da morire perché c'ha la pedana piatta. Comoda quanto le pare. Cercasi pezzi di rame, che qualsiasi tutto cosa. Qualsiasi cosa te che c'hai, guarda, c'ho sta video buona, la manda. Quindi regà, amici della terra, qualsiasi pezzo voi abbiate del runner che non vi serve più, non lo so, cioè dubito che voi abbiate originale, che pezzo del runner sinceramente 180, che poi deve essere per forza a due tempi oppure anche quelli del 4 tempi, perché c'era il 180 a 4 tempi. Forcella del 4 tempi, ditemelo, scrivetemi su Instagram, qui c'è un progetto, eh. Cioè dentro invece di esserci l'olio, dentro la forcella c'è il grasso. Grasso e non olio. No, guarda io col grasso quanto vado bene. Mettili un po' dentro la forcella. Caricati tutti i pezzi qua, manca soltanto il blocco. Li levo e li porto al garage, perché siccome il processo di rianimazione, questo non è manco di ristrutturazione, proprio di rianimazione, non sarà immediato, tenere tutti quanti i pezzi dello scooter qua in officina non si può, troppo ingombranti. Per cui levo tutto quanto e poi pian piano porterò quello che serve. Ed eccoci qua finalmente con il telaio. Grazie a qui un po' di... vabbè. Vabbè, non ci facciamo caso. Il telaio lo facciamo sistemare e verniciare. E qui si conclude il primo step. Appena ritornerà il telaio, il prossimo step sarà? Rimontare tutto l'impianto elettrico. Sì. L'impianto a liquido. Sì. L'impianto da benzina, l'impianto frenante.
è il pianto che mi farò io. E quindi procederemo così. Sì. Sì. Ciao Telaio. Voi fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate di questa di questa rianimazione. Commentate qua sotto per dirmi la vostra. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per supportarmi e portare avanti questo progetto. Anche perché se non trovo uno sponsor qui che la mette mano al portafoglio, ma lo faccio volentieri, perché per il Runner 180 a due tempi va fatto. Cioè non si può lasciare morire un mezzo del genere, dove a Roma penso ce ne stanno boh tre, non lo so. Noi ci vediamo come sempre al prossimo e ciao.